Potere dello scettro lunare, vieni a me! Sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa stupendosa puntata di Roletta 5 Channel. Allora, oltre ad avere la sindrome di Peter Pan, io ho anche la sindrome di Sailor Moon, che è una sindrome che la sto appena inventando io, oppure hashtaggata e ditemi se in realtà qualcun altro già l'ha inventata. Cos'è la sindrome di Sailor Moon? Io sono nata nel 1991, questo mi ha portato a una serie di cartoni animati, anime, manga e fumetti del periodo appunto anni 90, quindi stiamo parlando più o meno da quando io ebbi coscienza, dal 94 in poi, giusto che avevo 3 anni. Quindi dal 94 al 2000, 2004, sono almeno ben 10 anni di fascia protetta di tipi di cartoni animati. Stiamo parlando, e qui via con le immagini, di Sailor Moon, di Fancy Lara, Lady Oscar, per non dire prima, ovviamente, perché è degli anni 70, però vabbè. Un fiocco per sognare, Stellio e lo specchio magico, e tantissimi altri cartoni animati che via via metterò. Tutti questi cartoni animati, vabbè, ma anche i cartoni animati maschili come Black Mice o Quattro Pinne all'orizzonte, eccetera, eccetera, Robin Hood, tanti ragazzi, ce ne sono tanti tanti. Cosa hanno in comune tutti questi cartoni animati tra di loro? Il senso della giustizia. E qui si mette in gioco proprio la sindrome di Sailor Moon. Sailor Moon perché lei si faceva chiamare proprio la paladina della giustizia, colei che portava pace e armonia e soprattutto metteva i cattivi da un lato e i buoni da una parte, aiutava il mondo, quindi c'era questo senso di aiutare il prossimo, di sconfiggere il male, quindi i cattivi, e alla fine il bene trionfa sempre. Questo bene che trionfa sempre lo vediamo su tutti i cartoni animati praticamente degli anni 90, per non dire anche tra la fine degli anni 80. E io, come penso del resto tutte le ragazzine, gli adolescenti, i bambini, l'infanzia, insomma, di quel periodo, abbiamo vissuto, siamo stati in qualche modo influenzati da questi cartoni animati. E sì, i bambini vengono maggiormente influenzati proprio grazie ai cartoni animati, perché i cartoni animati, diciamo, a pari passo con le favole, sono in concomitanza con tutta una serie di mondo reale, cioè danno l'input comunque al bambino di crescita e di capire non solo come è messo nel mondo, dove è messo nel mondo, ma soprattutto cos'è il mondo. Quindi il cartone animato è il primo impatto ipotetico reale che il bambino ha, perché ovviamente sì, vabbè, a parte andare a scuola, uscire con gli amichetti, non si confronta comunque col mondo degli adulti, col vero senso di giustizia e delle cose realmente che accadono, perché comunque è un bambino e quindi non è messo a contatto al 100%, perché comunque il bambino vive nella sua sfera di cose, va a scuola, sta a casa, sta con la famiglia, ripeto, sta con quattro amici e parenti, però non vive poi la vita reale, tranne quei bambini che vengono buttati già direttamente sulla strada, ma quello è un altro discorso. Il bambino, diciamo, più o meno classico, tranquillo, è questo bambino fatto in questo modo, come l'avevo fatta io, e quindi tu, diciamo, vivi in quel mondo lì dove c'è il senso di giustizia, il senso di cosa è giusto e cosa è sbagliato, tutta una serie di concetti attraverso il quale il bambino cresce, no? In qualche modo si crea nella sua testa praticamente questo mondo, perché ovviamente è fittizio. Di conseguenza cosa succede? Crescendo, in realtà, crescendo, quindi parliamo proprio post ventenne, ti rendi conto che tutto ciò che tu hai visto praticamente nei tuoi cartoni animati preferiti, ma anche nei film che hai visto, non corrisponde assolutamente niente con la realtà. E quindi lì ti rendi conto e dici, perché? Ma non solo. Dentro di te c'è la sindrome di Sailor Moon, e quindi tu, Sailor Moon, sei dormito in te della stessa cosa, perché crescendo, Sailor Moon, tipo io avevo 5 anni,
ero fissata con Sailor Moon, Sailor Moon già ne aveva nel cartone animato almeno 15-16, quindi crescendo ed avendo poi quell'età di Sailor Moon, tu dici adesso sono io padrona di me stessa, vado a sconfiggere i cattivi, yeah! Vediamo un po' che succede oggi nel mondo, yeah! E tutta una serie di cose. Purtroppo poi, crescendo e veramente entrando a contatto con il mondo reale che ti circonda, ti rendi conto che in realtà non sempre il bene vince sul male, non sempre le persone scelgono di salvarsi o di salvare gli altri, non sempre i buoni vincono, anzi la maggior parte di volte i buoni perdono, non è proprio come nei cartoni animati, però dentro l'idea ti rimane questa cosa del senso della giustizia, no? Quindi tutto ciò, cos'è il giusto e cos'è lo sbagliato, secondo me è un concetto chiave e di base principale, fondamentale per il bambino, far capire già da prima e già proprio appena piccolino cos'è, diciamo, il senso di una cosa sbagliata e il senso di una cosa giusta, che poi ovviamente è una cosa soggettiva, però qua stiamo parlando a livello di stare bene. Cioè, il bambino capisce che cos'è una cosa giusta e una cosa sbagliata dal suo stato di benessere psicofisico. Quindi se una cosa mi fa del male è una cosa sbagliata, se una cosa mi fa del bene è una cosa giusta. Non lo so ragazzi, era da un po' che volevo fare questo video e mi volevo esprimere con voi riguardo alla sindrome di Sailor Moon. Se nessuno l'ha intendata non mi copiate perché sennò vi segnalo. Questo è il mio video. Ditemi un pochino cosa ne pensate, se soprattutto siete della mia generazione, quindi sapete di cosa io sto parlando. Fatemi sapere qui sotto con un commento, lasciate like, condividete se vi va con i vostri amici, se non vi va niente, se non volete lasciare like fa niente, fa uguale. Cliccate il video che vi sta per comparire, ossia il video precedente, la puntata precedente, noi ci vediamo ovviamente alla prossima avventura e ovviamente siete sempre paladini della giustizia, della vostra vita. A prescindere da come vadano le cose, voi dovete continuare a essere voi stessi, ok? Quindi siete gentili, amate tanto. E non fate mai niente che io non farei. Vi mando un bacione del cuore e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!